Podcast. Berlusconi, una storia italiana. Un podcast di Edoardo Buffoni. Ezio Mauro, Berlusconi e le 10 domande. Silvio Berlusconi, a cavallo tra gli anni 90 e 2000, ha concentrato il massimo del potere politico e mediatico nella Seconda Repubblica Italiana. Per anni non è stato solo presidente del Consiglio, ma anche proprietario delle tre principali reti televisive nazionali private: Canale 5, Italia 1 e Rete 4, della casa editrice Mondadori, del quotidiano Il Giornale. E grazie al controllo della maggioranza in Parlamento, poteva dire l'ultima parola sulla radio e la televisione pubblica. La RAI. Specialmente se dalla RAI venivano voci critiche nei suoi confronti o anche solo indipendenti. Il 18 aprile del 2002, durante una conferenza stampa in occasione di una sua visita ufficiale a Sofia, capitale della Bulgaria, l'allora presidente del Consiglio parlò dell'uso, secondo lui, criminoso della televisione pubblica da parte dei giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro e del comico Daniele Luttazzi. Berlusconi si riferiva alle critiche che i tre gli avevano riservato durante le loro trasmissioni. Questo diktat alla RAI passò alla storia come l'editto bulgaro. L'uso che Biagi, come si chiama quell'altro, Santoro, ma l'altro, Luttazzi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti è un uso criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga. La rubrica quotidiana di Rai 1 Il Fatto di Enzo Biagi, il programma di informazione di Rai 2 Sciuscià di Michele Santoro e quello di seconda serata Satiricon di Daniele Luttazzi vennero cancellati dai palinsesti, nonostante il successo negli ascolti. La sera dell'editto, Enzo Biagi andò in onda e denunciò l'attacco alla libera informazione in Rai. Lavoro qui dal 1961 e sono affezionata a questa azienda. Le voglio bene. Ed è la prima volta che un Presidente del Consiglio decide il palinsesto, cioè i programmi, e chiede che due giornalisti, Biagi e Santoro, dovrebbero entrare nella categoria dei disoccupati. L'idea poi di cacciare il comico Luttazzi è più da impresario, quale del resto lei è, che da statista. Cari telespettatori, questa potrebbe essere l'ultima puntata del Fatto. Dopo 814 trasmissioni, non è il caso di commemorarci. Eventualmente è meglio essere cacciati per aver detto qualche verità che restare a prezzo di certi patteggiamenti. Signor Presidente Berlusconi, non tocca a lei licenziarmi. Penso che qualcuno mi accuserà di uso personale del mio programma, che del resto faccio da anni, ma in questo caso per raccontare una storia che va al di là della mia trascurabile persona e che coinvolge un problema fondamentale, quello della libertà di espressione. Il programma di Enzo Biagi fu chiuso il 31 maggio 2002. Il giornalista poté tornare in onda solo nel 2007, pochi mesi prima di morire. Anche i governi che sono venuti prima e dopo Berlusconi hanno esercitato il loro potere sulla RAI. Si chiama lottizzazione. Nasce nella Prima Repubblica e c'è ancora oggi. Berlusconi però non è come gli altri capi di governo, lui è anche un editore. I suoi interessi nella TV privata possono contrastare con quelli della TV pubblica. Per questo si parla di conflitto di interessi. Con la discesa in campo, Berlusconi lascia le cariche operative ai vertici del gruppo Fininvest, ma non la proprietà. Per molti osservatori economici, anzi, l'entrata in politica di Berlusconi nel 94 fu proprio dettata dalla necessità di creare condizioni più favorevoli alle sue aziende, molto indebitate in quel momento. Controllando la RAI, principale concorrente di Fininvest, il capo del governo poteva far sì che la concorrenza fosse meno aspra e di fatto, negli anni a seguire, la raccolta pubblicitaria dei canali Fininvest salì e i conti migliorarono. Dopo l'editto bulgaro del 2002 ci fu un altro momento di grande tensione tra il giornalismo indipendente e Berlusconi. Siamo nel 2009, sempre in primavera. Berlusconi è stato eletto per la terza volta un anno prima e il quotidiano La Repubblica scoperchia il primo scandalo extraconiugale del presidente del Consiglio. La storia ce la racconta Ezio Mauro, direttore di Repubblica dal 96 al 2016. Presidente del Consiglio, mentre parla al telefono di una riunione politica importante con la moglie,
va in realtà a Casoria e partecipa, entra nel luogo del festeggiamento del compleanno di questa giovane ragazza, Noemi Letizia. Il giorno dopo, intervistata da Concita Sannino, Noemi Letizia rivela di essere già stata con Berlusconi nell'occasione dei due precedenti compleanni, quindi quando era abbondantemente minorenne, diciamo così, e racconta di aver trascorso con lui del tempo quando è stanco, di chiamarlo papi. Insomma, nasce un caso di rilevanza oggettiva, nel senso che in qualunque paese normale del mondo i media se ne sarebbero occupati, e soprattutto se ne occupa la moglie di Berlusconi, Veronica Lario, che scrive una lettera a Repubblica denunciando quello che lei chiama testualmente il cerpame politico, e cioè lo scambio tra candidature e favori sessuali tra il Presidente del Consiglio e le giovani ragazze. Io non ce l'ho con le giovani donne aspiranti europarlamentari, né con Noemi. Sono figure di vergini che si offrono al drago per rincorrere il successo, la notorietà e la crescita economica. Sono convinta che a questo punto non sia dignitoso che io mi fermi qui. La strada del mio matrimonio è segnata. Non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni. Mi domando in che paese viviamo, come sia possibile accettare un metodo politico come quello che si è cercato di utilizzare per la composizione delle liste elettorali del centrodestra e come bastino due mie dichiarazioni a generare un immediato dietrofront. Io ho fatto del mio meglio, tutto ciò che ho creduto possibile. Ho cercato di aiutare mio marito, ho implorato coloro che gli stanno accanto di fare altrettanto, come si farebbe con una persona che non sta bene. È stato tutto inutile, credevo avessero capito. Mi sono sbagliata. Adesso dico basta. Questa lettera a Repubblica è una bomba giornalistica, perché la First Lady in carica, che denuncia pubblicamente come il marito sia sotto questo aspetto malato e chiede alle persone che gli stanno vicine di aiutarlo, di accompagnarlo in questo passaggio. Il caso è scoppiato e a Repubblica decidono di chiederne conto a Silvio Berlusconi. Naturalmente questa vicenda resa così pubblica, potremmo dire drammaticamente, dalla scelta della First Lady, solleva degli interrogativi politici, e questi interrogativi sono raccolti da Giuseppe D'Avanzo, un editorialista e inchiestista di Repubblica, un giornalista che purtroppo non c'è più e che ci manca moltissimo, che viene da me e mi propone di fare un'intervista a Berlusconi rivolgendogli le domande che nascono dalle contraddizioni segnalate dalla lettera di Veronica Lario, in modo che lui possa rispondere e possa eventualmente chiarire tutte queste vicende che la First Lady sottolinea. E chiamiamo insieme, dopo che le domande sono pronte, il principale collaboratore di Berlusconi, Gianni Letta, perché Berlusconi era al Cairo da Mubarak, e Letta ci dice: appena torna gliene parlo. E noi diciamo: va bene, aspettiamo 4 giorni, siamo intesi. E dopo 4 giorni, non essendo arrivata nessuna risposta, pubblichiamo le domande, per la semplice ragione che nascondevano degli interrogativi che riguardavano il rapporto del Presidente del Consiglio con la verità, con la realtà e con queste contraddizioni che la moglie aveva raccolto, evidenziato e sottolineato. Silvio Berlusconi è nell'angolo, deve dar conto a Repubblica e all'opinione pubblica della vicenda Noemi, che nel frattempo si è allargata. Ci sono audio e testimonianze che raccontano del giro di ragazze ed escort nelle residenze del Premier, in Sardegna, ad Arcore e addirittura a Palazzo Grazioli, la residenza del Cavaliere nel centro di Roma. Berlusconi non risponde per lungo tempo a queste domande e noi le pubblichiamo tutti i giorni. Vengono pubblicate da 138 giornali nel mondo, diventano un caso e alla fine Berlusconi è costretto a rispondere dopo 6 mesi,
anche se sceglie di farlo non parlando direttamente con D'Avanzo, ma dentro un recinto protetto che è quello del suo notaio di fiducia, chiamiamolo così, nel senso che Bruno Vespa, che ha registrato il contratto con gli italiani, è appunto una specie di documento notarile televisivo tra Berlusconi e i cittadini, e Vespa pubblica un libro con la casa editrice di proprietà di Berlusconi, che è la Mondadori, e quindi all'interno di questo spazio garantito Berlusconi risponde ad una a tutte le domande. Berlusconi arriva a denunciare per diffamazione le 10 domande di Repubblica e a cercare di organizzare un boicottaggio economico contro il quotidiano diretto da Ezio Mauro. Berlusconi ha provato a cacciare dalla scena del dibattito pubblico italiano le 10 domande di Repubblica, presentando una denuncia per diffamazione e chiedendo una condanna a 1 milione di euro per danni al suo onore e alla sua reputazione. Quindi siamo davanti al primo caso, credo, al mondo in cui delle domande giornalistiche sono portate in tribunale, perché il giudice le tolga di mezzo. E la sentenza del Tribunale di Roma invece respinge la richiesta del capo del governo, anzi lo condanna a rifondere le spese processuali, e nella motivazione dice che le 10 domande, cito testualmente, costituiscono il legittimo esercizio del diritto di critica e la lecita manifestazione della libertà di pensiero e di opinione che è garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Senta, signor Stalin, scusi, e lei di che giornale è? Di che televisione? Ecco, appunto, grazie. Il signor Stalin al quale Berlusconi si rivolge in un concitato incontro con la stampa è proprio Giuseppe D'Avanzo. Il Presidente del Consiglio attaccava i nostri giornalisti nelle occasioni pubbliche in cui si presentava, quando si sentiva rivolgere le domande, gli veniva chiesto perché non rispondeva alle domande. Non solo, ha invitato pubblicamente gli industriali italiani a boicottare Repubblica togliendo la loro pubblicità, la pubblicità dei loro prodotti dal nostro giornale. È un comportamento inconsueto, ovviamente, per un editore, che è una contraddizione lampante, ma lo è soprattutto per un uomo politico di un paese democratico. Ezio Mauro ha guidato per 20 anni il più grande giornale di opposizione al berlusconismo e prima di salutarci gli ho chiesto che bilancio traccia dell'avventura politica di Silvio Berlusconi. L'eredità di Berlusconi di aver resuscitato la destra italiana, potremmo dire che mentre nella prima repubblica la Democrazia Cristiana prendeva un istinto naturale di destra che esisteva nel paese e lo mimetizzava in una tendenza moderata, convertendolo al centro, potremmo dire che Berlusconi ha preso delle manifestazioni politiche, culturali di centro, moderate, e le ha radicalizzate volgendole a destra. Ci ha fatto un'operazione opposta a quella della Democrazia Cristiana. In questo modo ha resuscitato la destra italiana, togliendola dal frigorifero dove era rimasta per non aver sciolto i suoi nodi col fascismo. Se n'è servito per costruire uno schieramento composito con Bossi, oltre a Forza Italia come perno, e con Fini, e in qualche modo ha dato via al bipolarismo italiano. L'altro suo merito è quello di essere un grande combattente, un campaigner formidabile, e a mio parere un pessimo uomo di governo, come dimostra il fatto di aver vinto 3 volte le elezioni ma poi retto a fatica la maggioranza governativa, e soprattutto il tradimento della promessa fatta agli italiani, che gli hanno creduto, è nel creare una politica liberale che da destra conservatrice occidentale moderna europea che il paese non ha mai avuto. Berlusconi, una storia italiana, è una serie podcast di Edoardo Buffoni, con le firme delle testate Gedi. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono di Americo Fusco. Una produzione One Podcast.